Benvenute e benvenuti a questo speciale Zoom In. Si avvicina l'8 marzo e noi vogliamo parlarvi delle donne nel mondo del lavoro. Lo faremo raccontandovi delle storie di alcune professioniste che nel loro settore si sono affermate, raggiungendo anche i vertici nei loro rispettivi campi. Allora vado subito a salutare l'ospite di quest'oggi, che è la professoressa Alessandra Faggian. Benvenuta. Grazie, grazie di avermi invitato. Alessandra Faggian è docente di economia applicata e prorettrice al Gran Sasso Science Institute, quell'eccellenza nella ricerca internazionale che abbiamo all'Aquila, ed è anche vicepresidente della Società Italiana degli Economisti, che grazie a lei però da dicembre 2020 è anche la Società Italiana delle Economiste. Allora sì, non grazie a me, però diciamo che sotto il direttivo del quale io faccio parte, la Società Italiana degli Economisti ha cambiato nome ed è diventata la Società Italiana di Economia. Quindi abbiamo cambiato il nome della società per far presente che non ci sono solamente economisti uomini, ma adesso ci sono veramente tante economiste donne. Fra i nuovi iscritti il 48% ormai sono donne, quindi comunque c'è stato un po' un cambio generazionale che ha creato più economiste donne. Ecco perché per decenni invece era la Società Italiana degli Economisti, un po' esclusiva come definizione, e quindi lei ora mi dice che sostanzialmente un economista su due è donna, ma è cambiata questa, l'economia inizialmente era più forse una disciplina considerata per uomini? Assolutamente sì, la società, la SIE, è nata nel 1950 e per 40 anni non hanno mai avuto un economista donna nel direttivo. Abbiamo dovuto aspettare fino agli anni 90 per avere la prima economista donna all'interno di un consiglio direttivo, quindi per 40 anni l'economia è stata di fatto un business solamente al maschile. Poi poco alla volta le cose sono cambiate e ora appunto le nuove generazioni hanno quel rapporto che diceva lei, 1-2. È chiaro che se prendiamo invece l'economia nel suo complesso c'è ancora una dominanza del genere maschile, però ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Lei ad esempio come ha iniziato ad approcciarsi al mondo dell'economia? Guardi, per caso, nel senso che come tutti, come la maggior parte delle persone, alla fine del liceo scientifico io non sapevo bene cosa volevo fare. Volevo fare lingue, volevo fare biologia, volevo fare tante cose diverse. Tutti mi dicevano, guarda, in realtà puoi fare un po' quello che vuoi perché hai le capacità anche di fare diversi settori, entrare in diversi settori. Poi io sono milanese, ho fatto il test d'ingresso all'Università Bocconi e sono entrata. E allora lì, anche sotto la spinta dei miei genitori, che mi hanno detto assolutamente no, devi entrare a una buona università, ho fatto economia. E da lì è nata un po' la mia passione, il mio amore per l'economia. Ho proprio capito che quella era la direzione giusta per me, presa quasi per caso, però è stata una scelta veramente giusta. E poi da lì io non ho deciso di fare economia aziendale, ma di fare economia politica, quindi io proprio volevo poi diventare un economista. Ed è una scelta che già le ha portato, immagino, grandi soddisfazioni. In un mondo che diceva è predominato dagli uomini, lei ha mai percepito una sorta di pregiudizio per il fatto che è donna nell'economia, dico, e nella vita accademica? Io sono stata abbastanza fortunata, nel senso che sì, pregiudizi ne ho percepiti, sulla mia pelle in realtà pochi, nel senso che io sono stata veramente fortunata. Allora, premettiamo che io non ho fatto la mia carriera in Italia, io ho deciso dopo l'università di andare a studiare all'estero e ho fatto la mia carriera tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, perché sono stata all'estero 17 anni, che è un tempo abbastanza lungo. E non ho percepito tantissimo le discriminazioni nei contesti dove sono stata, ma non perché non ci siano in realtà discriminazioni in Inghilterra e in America, ci sono anche lì, però nelle università dove sono stata, negli ambienti dove sono stata, in realtà non mi ha mai bloccato l'essere donna e devo dire non mi sono mai sentita discriminata, ma sono stata fortunata. Io mi rendo conto di essere una minoranza, il mio caso non può essere preso come rappresentativo, ho avuto solamente molta fortuna, secondo me. Ecco, lei raccontava appunto la sua carriera all'estero, 17 anni che sono molto tempo, lei è stata nel Regno Unito, negli Stati Uniti a lavorare e quindi mi raccontava,
ha notato c'è differenza nell'approccio alla donna nel mondo del lavoro negli altri paesi piuttosto che in Italia? Allora, secondo me un po' sì, però di nuovo questa è la mia esperienza personale, io sono un caso e so certo. di colleghe che magari le racconterebbero una storia diversa dell'Inghilterra. Io in Inghilterra non mi sono mai sentita discriminata, mentre invece in Italia non mi sono sentita discriminata quando sono rientrata, ma già rientravo come professore ordinario con una certa carriera alle spalle, ma quando ero più giovane avevo proprio la sensazione che in realtà un po' di discriminazione ci fosse. E in effetti se noi guardiamo alle posizioni apicali in Italia non ci sono tantissime donne ancora. Anche negli altri paesi non sono nella percentuale in cui dovrebbero essere, però la mia sensazione è che un pochino di più discriminate qui lo siamo. E lei prima di stabilirsi in Abruzzo appunto si è affermata, dicevamo, all'estero, ma è stata una decisione dovuta a una contingenza, a una sua passione oppure ad un trovare uno spazio che invece in Italia non c'era? Entrambe, nel senso che sono andata all'estero a studiare pensando di rientrare dopo un anno e poi invece ho capito che là avevo delle possibilità di fare carriera che qui in Italia all'epoca, stiamo parlando del 1999 quando sono andata via, quindi ormai è tantissimo tempo fa, qui in Italia non c'erano e infatti la mia carriera è progredita molto velocemente. Io sono diventata professoressa ordinaria intorno ai 40 anni. In Italia diventare professore ordinario a 40 anni è ancora adesso abbastanza difficile, perché la carriera qui dura, la gavetta diciamo, dura un pochino di più e quindi ci sono un po' meno possibilità di fare una carriera così veloce. All'estero invece, in America, io ho trovato veramente delle possibilità che qui non c'erano, al di là del salario, delle possibilità economiche, perché si sa benissimo che i professori in America vengono strapagati, però proprio anche come progressione di carriera è stata forse sicuramente molto più veloce. Sottopagati in Italia. Non volevo dirlo, l'ha detto lei. E appunto lei è professoressa ordinaria, prorettrice, vicepresidente della Società dell'Economia, perché ci si stupisce quando è una donna a raggiungere queste posizioni? Ci si stupisce perché siamo poche, quindi quando una cosa è rara non è una cosa che sembra normale. Come tutte le cose, se fosse il contrario, se ci fossero in un direttivo 9 donne e un uomo, ci si stupirebbe che ci sia quell'uomo. E invece, oppure ci si stupisce quando un segretario è uomo, perché le segretarie nel nostro immaginario sono tutte donne. Quando una cosa non è comune, deve entrare nella nostra testa e rompere quel bias interno che noi abbiamo. Quando io entro in CRUI, che è la conferenza dei rettori delle università italiane, perché sono prorettrice, mi guardano e pensano che forse sia una segretaria, adesso scherzando. Comunque è chiaro che donna e magari anche non particolarmente senior in termini di età, rappresento un po' una minoranza e le minoranze stupiscono sempre, secondo me, finché non diventano una cosa comune. E di conseguenza forse una donna deve anche dimostrare una maggiore determinazione per riuscire ad affermarsi ed è già forse questo una fallacia del pensiero dover reputare che a priori una donna abbia bisogno di un maggiore sforzo per affermarsi. Sì, è sicuramente una fallacia, però è una fallacia che secondo me c'è, perché in effetti noi siamo viste così, cioè se siamo riusciti a fare carriera c'è un po' l'assunto che la nostra determinazione debba essere stata il triplo di quella di un uomo, oppure che dobbiamo essere delle persone, mi passi il termine, un po' dure per essere riuscite ad andare oltre le difficoltà che abbiamo avuto sul nostro cammino. Non dovrebbe essere così, in realtà io non penso che ci siano delle differenze, che ci dovrebbero essere delle differenze caratteriali fra un uomo e una donna per fare carriera, però è un po' anche, forse anche la nostra percezione, io mi sono resa conto di questa cosa, che appunto quando ero più giovane cercavo sempre di fare il doppio dei miei colleghi uomini, perché mi sentivo quasi anch'io di dover giustificare la mia posizione.
il doppio per ottenere lo stesso risultato. Esatto, e questa è una cosa che io sì ho vissuto, cioè ho vissuto proprio direttamente. Questo non dovremmo avere un senso di inferiorità. Non ci dovrebbe essere un senso di superiorità dall'altra parte, non ci dovrebbe essere un senso di inferiorità dalla nostra parte. Però se poi si entra in una stanza e si viene magari anche solamente guardato in un modo un po' strano, si pensa di dover provare di più. Questa è una cosa che io sinceramente ho provato sulla mia pelle. Ecco, e questa disparità di genere di cui parliamo non è solamente una sensazione, ci sono dei numeri che dimostrano quanto nella nostra società in Italia, ma non solo ovviamente, c'è ancora questo gap tra uomini e donne. A questo proposito io le voglio mostrare, così magari la commentiamo insieme, una grafica, se possiamo dalla regia, eccola qui, che mette a confronto tramite questi dati dell'Eurostat del 2018 il tasso di occupazione delle donne in Europa e in Italia. Nelle donne mediamente è del 67,4%, in Italia è del 42,1%, circa 25 punti percentuali in meno. Come mai questa differenza? Facciamo prima il paragone tra l'Italia ed altri paesi, ma perché l'Italia soffre di più questa cosa in Europa? Le do il mio parere. Secondo me è una questione culturale, ma non solo. Nel paese dove sono stata, soprattutto negli Stati Uniti, c'era molto più supporto alle donne che lavoravano. Ad esempio, una cosa sulla quale noi ci stiamo muovendo, la Grand Sasso Science Institute, non abbiamo ancora creato niente di concreto, però ci stiamo muovendo in questa direzione, è creare una specie di daycare, asilo interno, insomma, chiamiamolo come vogliamo, perché le donne che hanno figli piccoli possano usufruire di questi servizi mentre lavorano. La cura dei bimbi sicuramente è una cosa che fanno entrambi i sessi, sia maschile che femminile, però è chiaro che subito dopo il parto, in quella fase in cui sicuramente la figura materna è importante, è un problema per le donne giovani lavorare. E quindi questo un po' influisce sulla loro carriera. Io devo dire che all'estero, soprattutto in America, sono un po' più sensibili a queste cose, nel senso che offrono più servizi. Quindi, al di là del fattore culturale, noi ci dobbiamo un po' muovere nella direzione dei paesi nordici oppure dell'America dove sono state, quindi posso parlare un po' più con cognizione di causa, e dare dei servizi concreti, non solamente alle donne. Ad esempio, al nord è molto molto comune prendere la paternity leave piuttosto che la maternity leave, dividersi in due. La paternity leave è molto più lunga che qui in Italia. Esatto, ecco, spieghiamo. Dobbiamo quel diritto che di solito è riservato alla donna, la maternità, il potersi assentare da lavoro perché si è appena avuto un figlio, è un permesso di cui può usufruire in realtà anche il padre, perché la cura dei figli non è una responsabilità esclusiva della madre. Esatto, io non penso ci sia una parola in italiano, nel senso che c'è la maternità, si parla sempre di sei maternità, ma a meno che mi sbagli, perché appunto sono stata all'estero talmente tanto che tendo a usare termini inglesi, però non penso che si dica sei in paternità, o comunque non sia così comune, mentre invece all'estero i due termini sono praticamente paragonabili, e nei paesi nordici io ho tantissimi colleghi che hanno preso la paternità e quindi hanno preso questo periodo, ma lungo, non sono solamente 15 giorni, un mese, è un periodo abbastanza lungo che è in sostituzione alla maternità, quindi si dividono veramente i compiti al 50% e stanno a casa dal lavoro esattamente nella stessa proporzione. Ecco, lei da economista, come giudica queste manovre messe in campo, ad esempio appunto i sostegni per la maternità o anche gli sgravi per le aziende che assumono personale femminile, eccetera? Hanno davvero un risvolto pratico a sostegno della donna nel mondo del lavoro? Assolutamente sì, tutto questo tipo di sostegni ci devono essere, anzi secondo me non sono ancora abbastanza. Perché comunque è anche una cosa abbastanza naturale, soprattutto una piccola azienda, no? una piccola impresa che non ha tantissimi dipendenti, se viene a mancare una dipendente è un problema. Se una piccola impresa ha due o tre persone che lavorano non può fare a meno di una persona. E quindi è chiaro che nella mente dell'imprenditore o dell'imprenditrice ci sia questo costo da pagare se una persona si assenta appunto perché è in maternità.
E questa cosa deve essere, non deve ricadere sugli imprenditori o le imprenditrici, ma in qualche modo deve essere supportata dal governo, altrimenti non si batterà mai questa discriminazione. In teoria uno è anche a favore dell'assumere personale donna, però poi questi pensieri capitano, insomma, nel senso che poi i profitti dipendono anche da quello e un imprenditore è lì per far profitti, quindi bisogna assolutamente cercare di evitare che ci sia questo problema. Ecco, e poi vediamo che anche nella nostra regione, in Abruzzo, la situazione non è tanto diversa. Il tasso occupazione maschile è del 53,2%, delle donne solamente del 36%. Lei che idea si è fatta ormai da abruzzese adottata? Beh, io sono veramente in una condizione molto fortunata qui in Abruzzo. Mi sono trasferita dall'America in Abruzzo perché di fatto mi hanno chiesto se ero interessata a ritornare come un rientro dei cervelli e io qui in Abruzzo mi sono trovata benissimo, mi piace il luogo dove lavoro, mi sento veramente una privilegiata, però mi rendo conto della situazione che c'è intorno. E tra l'altro c'è un gradiente nord-sud anche sull'occupazione femminile. L'Abruzzo poi è in centro all'Italia, però comunque c'è un problema che va da nord a sud, è un problema più generalizzato di occupazione in generale. E poi è anche un problema proprio di genere, nel senso che i ruoli forse più tradizionali, più si scende a sud e più sembrano avere forza, non so come E questa dire. contrapposizione nord-sud nel modo di pensare in Abruzzo potrebbe essere invece tra le aree interne più rurali e quelle della costa? Questa è una domanda dove adesso devo stare attenta a come rispondo, perché io sono nelle aree più interne, quindi devo stare No, ma lo dico senza alcun campanilismo, ovviamente. No, scherzo. Ma sì, ci potrebbe essere, nel senso che in tutta Italia c'è comunque una differenziazione fra aree, quelle che chiamano aree interne, che poi sono le aree più periferiche, e le aree invece più centrali dove ci sono più servizi, dove c'è più attività economica, dove c'è più densità nelle città che sono un pochettino più grandi o che comunque sono dei centri di attività economica, è chiaro che ci sia un po' meno di discriminazione, ma proprio perché c'è più lavoro. Quindi, essendoci più lavoro, anche le categorie che sono delle minoranze possono trovare una collocazione lavorativa. Dove invece i lavori sono già pochi, è chiaro che le minoranze fanno più fatica. E quindi questo sicuramente sì, ma questo in via generalizzata c'è una contrapposizione fra aree interne e aree urbane. Certo, poi lei ovviamente faceva riferimento al fatto che se manca il lavoro ovviamente manca sia per gli uomini che per le Esatto. donne, anche perché in Abruzzo volevo sottolineare che il tasso di occupazione è inferiore, è sotto la media del resto d'Italia. Ad ogni modo però appunto lei ormai si è stabilita in Abruzzo, possiamo dire che è un cervello di ritorno, dopo essere stato un cervello in fuga, le piace questa definizione o le sta un po' stretta? Ma sì, mi fa un po' sorridere la denominazione cervello di ritorno, vedo proprio il mio cervello che torna dall'America all'Italia. Però sì, di fatto io ho deciso di rientrare. E io non sono passata per il via, non sono passata per Milano, cioè dal 1999, da quando me ne sono andata, sono rientrata nel 2017 in Abruzzo all'Aquila. È chiaro che il mio accento è ancora milanese, non cambierà mai, però sono passata e sono giunta direttamente qui perché secondo me una cosa che c'è qui all'Aquila dove vivo io, ma in Abruzzo in generale, è la qualità di vita. Ho rinunciato a un salario anche più alto perché io mi trovo bene qui, io ho un figlio piccolo che ha 10 anni e la qualità di vita che c'è qui in Abruzzo era una cosa che volevo offrire a mio figlio, piuttosto che appunto magari un salario più alto. E ecco appunto, però dovendo fare i conti comunque con un salario più basso, e questo la dice lunga su quanto sia considerata la ricerca in Italia. A proposito di ricerca, una risposta flash, prossimi obiettivi, a cosa sta lavorando? A tante cose, continuiamo a lavorare insieme a un'associazione che si chiama Riabitare l'Italia e al Comitato Tecnico della Strategia Nazionale delle Aree Interne per lo sviluppo delle aree periferiche. Da quando sono tornata nel 2017, questo è stato un po' il mio focus. Io non sono tornata a Milano, Roma, non sono tornata nelle grandi città, quindi sono un'economista regionale, mi occupo proprio di disparità regionali e in particolare mi occupo di che cosa si può fare nelle aree
più periferiche. Stiamo portando avanti adesso una ricerca che si chiama Giovani Dentro, stiamo andando ad intervistare 1000 giovani che hanno deciso di restare o di tornare nelle aree più periferiche e stiamo chiedendo loro le motivazioni di questa scelta. Magari se riusciamo a capire questo, riusciamo a riportare un po' più di giovani istruiti anche in questi contesti un po' meno favoriti, perché hanno bisogno. Grazie alla professoressa Alessandra Faccian, docente di economia applicata e prorettrice al Gran Sasso Science Institute, vicepresidente della Società Italiana dell'Economia, sì, e non degli economisti. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Questo episodio di Zoom In termina qui, grazie per averci seguito, alla prossima.